La privilegiata cattolica di stilo del X secolo sorge alle falde del Monte Consolino, a dominio della valle del torrente Stilaro. La chiesa, costruita a laterizi, presenta la pianta a croce greca, sormontata da 5 cupole cilindriche, aperte da monofore e bifore e decorate in cotto. L'interno della chiesa è costituito da 4 colonne, dal capitello dorico e corinzio, e secondo la leggenda trasportate da 4 giovani donne del luogo, dal territorio dell'antica Kaulon. Al rito bizantino originario si sostituisce quello latino e successivamente quello musulmano, come dimostrano le iscrizioni in lingua orientale. Sulle pareti gli affreschi svelano i 5 cicli di storia, quello bizantino con le raffigurazioni di santi e guerrieri, quello normanno con la raffigurazione di San Giovanni Crisostomo, quello svevo con la raffigurazione dell'Annunciazione, quello gotico internazionale con la raffigurazione di San Giovanni Battista e quello angioino con la raffigurazione del Sonno Eterno della Vergine. La Chiesa Universale rappresenta così il gioiello più prezioso dell'architettura bizantina calabrese.